Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video in collaborazione con Giulia del canale Hina Yoshimoto, che saluto. L'idea di questo video è stata sua. Vi lascio giù nell'info box, come sempre, il link del suo canale e del video che fa in collaborazione con me. In questo video ci truccheremo e nel mentre vi parleremo di 10 canali non beauty che seguiamo. Allora, io mi sono portata, sono dai miei genitori e tra l'altro mi scuso per la luce, ma in questa stanza è sempre buio e oggi è cielo nero, anche se è mattina, è tempo un po' brutto. Comunque, mi sono portata veramente tre cose in croce per truccarmi, anche perché tanto non esco mai di casa, quindi va bene. Allora, partiamo con, non so neanche cosa mi sono portata in realtà. Ad esempio, mi sono portata la cipria, ma non mi sono portata un fondotinta. Boh, vabbè, niente. Allora, parto intanto dal correttore che è questo qua di Balea, che ormai ve ne ho parlato un sacco di volte. La colorazione è quella più chiara, la 01. Ci sono solamente due colorazioni di questo correttore. E nel frattempo vi parlo anche dei canali che seguo. Ho fatto gli screen perché altrimenti mi scordo i canali, però tanto me ne scorderò comunque, sarà un macello. Poi con l'aiuto del taglia e cuci sistemerò la faccenda. Comunque, non vado in ordine di, come si dice, canali preferiti, ma vado un po' in ordine a caso, ecco. Il primo canale di cui voglio parlarvi è Watch Mojo Italia. È un canale che a me piace molto perché è basato tutto su delle classifiche. Spesso sono classifiche su fumetti, oppure film, oppure libri, ma ci sono anche cose di storia. Ad esempio, i 10 fatti storici più assurdi, oppure i 10 attori più pagati del cinema, oppure le 10 curiosità su Harry Potter che non sapevate, insomma, queste cose qua. E ha un canale che a me piace molto, mi rilassa, lo guardo prima di dormire. Sono due persone, un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo mi piace un po' di più, devo essere sincera, sono anche simpatici, fanno anche ridere. E niente, vi consiglio questo canale, è molto carino perché oltre a farvi passare un po' di tempo in leggerezza, però vi insegna anche alcune cose, curiosità, comunque insomma, cose interessanti anche da sapere, quindi vi straconsiglio questo canale. Un altro canale che a me piace molto e che di solito lo seguo insieme a mia sorella, guardiamo insieme i suoi video, è il canale di Willwash. È un canale che a me fa veramente molto ridere. Guglielmo è un ragazzo super super simpatico e gira i video insieme a tutta la sua famiglia, sono tutti buffissimi. E ad esempio la domenica fa una rubrica che si chiama Cucina Buttata, dove appunto lui sperimenta delle ricette prese dal web. Fa veramente tanto tanto ridere, so che lo segue anche Giulia ed è veramente carino, anche lui ti fa passare il tempo, è un canale molto leggero, molto frivolo. E la rubrica che mi piace di più è Vita Buttata, dove praticamente lui chiede ai suoi fan di raccontare dei fatti privati su alcune tematiche e fa morire dalle risate, quindi vi consiglio appunto di vedere anche questo canale qua. Un altro canale che in realtà è partito come canale beauty, ma che poi alla fine, cioè in questo momento posso dire in tranquillità che non è più un canale beauty, è il canale di Senza Trucco. Appunto, questa ragazza era partita facendo cosmetici in casa, molto brava tra l'altro, io la seguivo già al tempo. Adesso invece sta facendo solamente reaction di appunto video su 5 Minute Craft, oppure puntate del collegio, insomma, fa reaction a vari video. È una ragazza molto simpatica, semplice, anche lei mi fa morire dalle risate, quindi diciamo che in generale, se non seguo canali beauty, i canali che seguo mi fanno strappare dalle risate, questo è. E lei appunto è una ragazza simpatica, siciliana, e vi straconsiglio il suo canale. Io non so, non mi vedo. Sembro Heidi con le corna. Allora,
Mi sono messa il blush, questo qua di Wycon, che è nel progetto smaltimento. Questo progetto smaltimento che non smaltirò mai nulla. Un altro canale che guardo con piacere è quello di Annalisa Stories. Lei è una ragazza che si è trasferita, mi sembra, tipo in Spagna. E insieme al suo ragazzo fanno dei video su come arredare la casa, su consigli appunto per decorarla. È tutto basato appunto sulla casa. Quindi non c'entra niente il beauty. Ed è solamente appunto consigli su magari come modificare i mobili IKEA e renderli più carini. E anche questo è un canale che guardo. Non è proprio tra i miei preferiti, però anche qua, quando ho bisogno di qualche idea, voglio cambiare qualcosa nella casa, mi prendo spunto dai suoi video. Tra l'altro, devo essere sincera, ho già perso il conto dei canali che ho nominato, ma lasciamo perdere. Se non sono 10, sono di più. Giulia, mi scuso, ma non mi sono preparata nulla in realtà. Allora, un altro canale interessante è tutto su YouTube. È una ragazza giovanissima, ultimamente non sta facendo più video, però comunque i video che ha fatto vanno sempre bene, ogni tanto vado comunque a riguardarmeli. È una ragazza giovanissima che appunto dà consigli alle persone che girano video su YouTube e quindi è molto utile perché appunto vi aiuta a trovare un programma per fare l'editing dei video, vi parla di SEO, vi parla su come rendere più visibile il video che caricate, quali titoli migliori mettere, vi consiglia dei programmini utili per fare delle piccole cose. Insomma, è un canale che anche se non fa più video, me lo tengo lì e ogni tanto quando ho bisogno di guardarmi qualcosa vado, cerco e guardo un suo video. E appunto vi straconsiglio i suoi video se appunto anche voi siete su YouTube come creator. È chiara, è semplice, è veloce e mi piace il fatto che sia una ragazza e una ragazza giovane e quindi vi consiglio il suo canale. Altro canale molto carino, che a me piace molto, però anche qua ultimamente sta caricando meno video del solito, è quello di Tristram. Tristram, sì, detto bene. Ed è questo ragazzo che è buffissimo, mi fa morire dalle risate. Fa dei video assurdi, non saprei neanche spiegarveli, non hanno né capo né coda in realtà i suoi video. Fa delle canzoni, fa delle cose stupide, ecco, e fa solamente ridere. E ultimamente sta caricando veramente pochissimo, però vi consiglio di vedere i suoi video, vi consiglio di vedere anche la canzone dell'unicorno che mi ha fatto strappare dalle risate. E è buffo, è un ragazzo che non ride mai, lo vedete, sembra mai una gioia, e in realtà vi fa strappare dalle risate. E quindi, appunto, vi consiglio il suo canale. Io nel frattempo sto mettendo l'ombretto di Essence con il dito perché ho solamente questo ombretto e non ho pennelli, non ho altro. Quindi, cioè, un trucco un po' così, però tanto l'importante non era il trucco, ma era appunto fare due parole con voi. Mi piaceva fare il video, questo video insieme a Giulia, e quindi niente, ho colto l'occasione anche se in realtà non sono così preparata. Poi, altro canale bellissimo è Slime Dogs. E mi piace perché ci sono varie rubriche in questo canale. La prima rubrica è come cazzo hanno fatto? E mi piace molto perché parla appunto, ci sono dei film e loro spiegano come hanno fatto a girare quelle determinate scene. Quindi in realtà è interessantissimo perché si scoprono tutti i retroscena, le cose che hanno fatto per girare quel film. Ad esempio, Harry Potter hanno creato a mano ogni personaggio. Ogni personaggio fantastico, ma poi mettendoci anche dei mesi per la creazione, ma poi alla fine hanno fatto tutto al computer. E poi altra rubrica che fa morire dalle risate, si chiama Scene Brutte, e quindi prendono in giro le scene più brutte che gli vengono consigliate dai fan, le prendono in giro e sempre dei film. Le commentano e mi fa strappare dalle risate. So che anche questo canale lo guarda anche Giulia.
E niente, mi fanno morire dalle risate. Però devo dire la verità che mi piace di più la rubrica appunto dove spiegano tutti i retroscena dei film perché mi incuriosisce capire, sapere com'è che vengono girate determinate scene, come fanno, perché a volte io sono un'appassionata di film e spesso mi chiedo anch'io come hanno fatto a girare quelle scene e quindi niente, interessante, è carino. E quindi vi consiglio di guardare anche questo canale. Altro canale utilissimo se si girano dei video su YouTube è il canale di Paolo G, YouTube e Video Marketing. È un ragazzo che appunto anche lui spiega e continua a girare video lui, appunto spiega come si fa a girare al meglio i video, quando è meglio pubblicare i video, come piazzare il video in modo che poi venga ritrovato facilmente con le ricerche di YouTube, insomma, dà tutte dei consigli e anche lui è molto chiaro, conciso, mette tutti i link delle cose che vi consiglia e quindi è un canale molto molto utile. Ovviamente se non fate dei video è un canale che vi serve a nulla, però se fate dei video questo qua è utilissimo. Altro canale che seguo che mi piace molto, non tanto per quello che fa vedere, ma perché mi fa ridere, è il canale di Rivedol. Comunque vi lascio tanto tutti i link dei canali. Mi fa morire da ridere questa ragazza che abita tipo in campagna con il suo compagno, il suo marito, non lo so, e mi fanno strappare dalle risate. Nei video fanno vedere tipo gli acquisti che fanno su Amazon, che sono di solito cazzate, oppure lei che fa il makeover delle stanze, quindi cose che magari possono anche non interessarmi, però mi fanno veramente molto ridere, soprattutto quando fanno video insieme, c'è anche suo marito perché si prendono in giro. Allora, io tra l'altro qua sul labbro mi sono data un morso per strappare le pellicine e quindi niente, ho una voragine in un labbro. Comunque, poi altro canale, io non so a che numero sono arrivata, io continuo a parlare fino a quando non mi sono finita di truccare. Altro canale che seguo e che mi fa morire dalle risate è quello di Gordon. Mi piace, è buffo e penso lo conosciate tutti, Gordon. Comunque lui si veste da donna e fa dei video buffi. E niente, mi piace perché mi fa ridere. E lo seguo, guardo quasi tutti i suoi video anche qua prima di andare a letto perché mi fa fare due risate. E altro canale che mi fa strappare dalle risate è il canale di Mr. Flame, soprattutto quando fa le reaction dei video insieme a suo padre che è cane pazzo e anche lui ha un canale YouTube, quindi seguo anche il canale YouTube del padre e mi fanno morire dalle risate tutti e due. Sono due romani che appunto fanno reaction a vari video, sia di Instagram, di TikTok, su YouTube e mi fanno strappare dalle risate, sono veramente buffissimi. Poi vado veloce perché praticamente ho finito di truccarmi. Altro canale che guardo è Roba da Donne, anche qua è una ragazza che fa dei video molto divertenti su varie tematiche che toccano le donne. Non mi piace molto il discorso finale che fa a ogni video perché si vede che è recitato e recita male e quindi di solito quell'ultimo minuto di ogni video io lo tolgo, però mi fa morire, è veramente simpatica, sono poi cose che succedono a tutte noi donne in realtà e quindi mi piace perché mi fa passare quei minuti in allegria. E altro canale che mi fa morire dalle risate è il canale di Pozzolis Family. Io non ho bambini, però mi fanno morire dalle risate uguale e quindi non c'è niente da fare, io li seguo, sono simpaticissimi, sono marito, moglie e due bambini piccoli, fanno canali di solito più che altro, video di solito che parlano più che altro di mamme, bambini, però sono comici e quindi lui tra l'altro è anche un attore e quindi niente, lo guardo sempre con molto molto piacere. Mi metto questo lip gloss di Trendy Tap che ho trovato nella casellina numero 1 del calendario dell'avvento di Trendy Tap. La casellina numero 1 l'ho aperta ieri, oggi ho trovato uno smalto. A questo giro aprirò questo calendario casellina per casellina su Instagram. Comunque vi metto cos'è che ho trovato e poi casomai alla fine dell'apertura di tutto il calendario vi girerò un video. E quindi vado a mettere questo
Questo lip gloss che tra l'altro non ho ancora provato. Ma è un colore orrendo forse, forse perché ho usato la matita sotto e questi due colori non stanno bene. Credo più o meno di aver consigliato più o meno tutti. Altro canale che guardo è il canale di questo ragazzo che si chiama Bakering TV Cake Channel, e praticamente questo ragazzo è bravissimo a fare le torte e sembrano vere. Io guardo i video dove, di lui dove mette insieme tutte le varie torte già fatte e le taglia e mi rilassa da morire, ma è una roba. È pazzesco, crea del tipo una mano oppure una banana e sembrano vere, in realtà sono dolci e io rimango affascinata da questa cosa. Mi guardo i suoi video, appunto, mi aiutano un po' come gli ASMR, mi aiutano a dormire. Ve lo straconsiglio. Fa delle torte stupende. Poi vediamo un po' che altri canali seguo. Benny's Soap Lab, che è un canale che utilizzo per avere degli spunti per quando creo i saponi in casa artigianali. Sono molto utili e le ricette che utilizzo per fare i saponi in casa le prendo appunto da questo canale. E vediamo, penso di averveli detti tutti o quasi tutti, o comunque quelli più importanti che seguo. Sì. Penso di essere arrivata anche a 10 o averli superati, ma io mi sono accorta che si sono viste queste corna. Queste invece le ho trovate nel calendario dell'avvento che mi ha creato Giulia, appunto per questo Natale. E questa era la casellina numero 1. Stamani invece ho trovato un Chupa Chups. Ma guardate che carino! Ma un calendario dell'avvento stupendo. Qualcosina avevo un pochino sbirciato, ma non tutte le caselle. E niente, grazie Giulia. Quindi, questo era il nostro video in collaborazione, vi lascio il link dei vari canali e del canale di Giulia più che altro, quindi andatevi a vedere anche il suo canale, che io sono curiosissima di sapere cos'è che segue. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!